Questi sono i laboratori del Villaggio dei Giovani, dell'associazione Atteniamoci, in cui settimanalmente facciamo un percorso formativo volto a migliorare quelle che sono le competenze manuali e pratiche dei ragazzi dai 16 ai 30 anni. Questo è il laboratorio di falegnameria Wood Lab. Quest'altro invece è il Creative, che ha come obiettivo specifico quello di lanciare attraverso le grafiche dei messaggi che possano sensibilizzare i ragazzi secondo uno stile di vita più, come dire, attento ad alcune tematiche. Quest'altro è invece il Food Lab, laboratorio che ha due anime, un'anima legata al mondo delle bevande, un'altra anima invece legata al mondo della panificazione e a quello dei dolci. Ecco il Villaggio dei Giovani, il bene confiscato che l'associazione Attendiamoci gestisce ormai da anni e dove da oggi i ragazzi potranno anche mettere alla prova le proprie abilità per imparare un mestiere, sperimentare e inserirsi in un circuito virtuoso sporcandosi le mani di lavoro e legalità. Oggi presentiamo il progetto La Casa dell'Educazione. Questi laboratori servono appunto a dare la possibilità a giovani di sperimentare loro appunto talenti, loro creatività, nuovi prodotti, e quindi il Villaggio dei Giovani da oggi ha ufficialmente appunto questa forza in più a beneficio appunto dei giovani del territorio. Francesco Creazzo per la CNews 24.